Si avvicinano i grandi appuntamenti elettorali, Azione Politica, Zelli dice che non si può più aspettare, occorre scegliere un candidato unico, ma andare anche oltre i nomi, pensare anche ai contenuti. Sì, assolutamente, sono passati 40 giorni ormai da quando è venuta fuori questa terna che oramai conosciamo bene tutti, chiaramente dai giornali, perché poi noi di ufficiale ancora ad oggi non abbiamo niente. E non si è mai riunito un tavolo del centrodestra, non ci siamo riuniti per un programma, non ci siamo riuniti per discutere di progetti e anche, tra virgolette, anche degli stessi nomi che comunque noi di fatto ufficialmente molti non li conosciamo neanche, insomma, cioè Foschi non è una persona che è nell'ambito politico e quindi magari sarebbe il caso anche di conoscerlo, come Marsilio lo stesso, non ha mai vissuto la politica abruzzese e quindi magari anche lui avere delle informazioni, quindi noi siamo qui ad aspettare. Senza vederci, senza poter discutere, senza fare niente. Mi sembra che insomma, dopo aver fatto tutta la polemica su D'Alfonso e su Lolli per accelerare, mi sembra che anche noi adesso stiamo andando indietro più che accelerare. Occorre fare una scelta e occorre farla in fretta. Sì, dobbiamo farla in fretta per dare risposte agli abruzzesi, perché fondamentalmente le persone stanno aspettando, vogliono sapere chi proponiamo che li guiderà, vogliono sapere quali sono i nostri programmi. Noi vediamo, io la giro tutti i giorni, facciamo convegni, apriamo circoli e la cosa ci vengono tutti i programmi. Anche un altro fattore importante, a tutti e tre i candidati di Fratelli d'Italia va bene quello che noi proponiamo? Cioè un'altra risposta che per noi sarebbe importante per capire se va bene uno dei tre piuttosto che nessuno dei tre, insomma. Le ultime elezioni, quelle della settimana scorsa, le provinciali, hanno detto che il centrodestra unito vince. Sì, esatto, quello è stato un bellissimo esempio che noi speravamo tutti che servisse da sprone per tutto il centrodestra, perché ci siamo visti, abbiamo fatto dei tavoli di centrodestra, abbiamo discusso anche lì di tutta una serie di logiche anche programmatiche, fino a che siamo arrivati a un nome condiviso su cui tutti insieme abbiamo fatto una battaglia e ci ha portato alla vittoria. Non capisco perché non può essere traslata quell'esperienza e invece dobbiamo rimanere chiusi, perché vediamo tutti quello che stiamo leggendo sui giornali, ognuno a dialogare sulla stampa. Azione Politica, quanto è disposta ad aspettare ancora? Noi abbiamo in questo momento quattro candidati sul piatto del centrodestra che sono la terna di Fratelli d'Italia e Fabrizio Di Stefano che è partito. Come lo abbiamo detto prima quando c'erano i candidati di Forza Italia, lo ribadiamo oggi con Fratelli d'Italia. Ancora vediamo Fabrizio l'unico candidato plausibile per guidare questa regione. Quindi o ci mettono nomi più preparati per la guida di questa regione o noi rimaniamo della nostra idea, a quel punto poi sarà complicato trovare un accordo.